Bene, ciao a tutti, noi siamo i The Babes. Oh mio Dio! La spallina! La spallina! Siamo tornati questa volta per una reaction de fuego. De fuego. Oggi faremo una reaction al nostro fantastico, meraviglioso... Non vi diciamo chi. Prima vi diciamo che sarà una reaction... Portiamo di nuovo quest'artista dopo un bel po' di tempo. Ce l'avete considerato in tantissimi perché penso che... avremmo ricevuto un miliardo di commenti per fate questa reaction, mannaggia. I nostri commenti sono su questa reaction da fare, quindi noi ovviamente la faremo. Esatto. E di chi stiamo parlando? Cusco! No, l'avete detto nel titolo, Christian Furbone. Dimash! Ha fatto una nuova canzone live in italiano. Mamma mia. Cioè, secondo me lui ci ascolta. Sì, cioè, lui perché ha visto i nostri video e ha detto: sapete che c'è, moi faccio una nuova canzone in italiano così possono reagire e avere un sacco di views. E dicono, cioè, i miei reactors preferiti sono italiani, perché non fare le canzoni in italiano? Oh, esatto. Da quando stiamo reagendo sicuramente in italiano fai le canzoni. Vorrei far notare. Cioè, noi siamo i The Babes. Sì, quasi 16.000 iscritti, arriveremo molto lontano. Ma voglio dire. Comunque, a parte le cagate, la reaction che faremo è a passion, no scherzo, passione. Ragazzi, passione, passione. Questa la è la passione. Vera pronuncia italiana. La di passione di Cristo. Momento di vero godimento. Quindi faremo la reaction a passione, quindi sentiremo anche lui cantare in italiano. Sì. Già sentire lui cantare è fighissimo, poi sentirlo cantare in italiano è l'estasi. Ancora più figo. Quindi mi raccomando, lasciate subito mi piace, vogliamo almeno 1000 mi piace per Dimash, altrimenti niente reaction più. Esatto, bam. Ecco, così imparate. Seguiteci su Instagram, ragazzi. Attivate le notifiche però qui, perché vi dovete iscrivere anche a YouTube. Anche iscrivetevi a YouTube, attivate le notifiche. Qua vi mettiamo Instagram. Esatto. Eccolo qui. Andate subito, mettete pausa, andate sul telefono. Istantaneamente. The Babes TV. Seguite, mi raccomando, deve fare il quando prevede il a parte questo cianciare, direi bando alle ciance. Siamo subito. Beh. Dopo perché bando alle ciance, cianciare. Oddio, vero. New Wave 2019, ragazzi. New song anche. No. Mi faranno di Devi abbassare un po'. Ecco, già mi piace. Già una figata. Lo vedremo sul cellulare, eh? Sì. Oh, il coro di voci. Oddio, queste cose mi... Femminili mi piacciono. Eccolo, chi è? Guarda già che è così carica. Sarà fantastica, lo so già. Chi è? Guarda che espressione. Bello preparato. Un'eleganza quest'uomo, veramente assurdo. Mamma mia, si capisce tutto, vorrei far notare. Senti che voce. E cantare in italiano è più difficile che cantare in inglese. Mamma mia, mi ricorda Pavarotti. Mamma mia. Quanta vita c'è. Guarda che bello questo. Questa cosa che va giù. Quanta vita c'è. E poi sale piano piano. Con una semplicità incredibile. Cioè, dove si fa un'analisi è pulitissimo. Esatto. Non c'è nessuna imperfezione. Disarmonia, esatto. Nessuna imperfezione nel salire o nello scendere. Bene. Allucinante. Perfetto, italiano. Wow. È perfetto, sembra un italiano che canta.
Anzi, meglio, perché alcuni italiani sembra non si capiscono. Sembra un tenore italiano. Tenore. Tenore. Mamma mia, adesso parte! Mamma mia! E poi c'è da dire che in realtà, oddio, ecco, questo mo nel montaggio sarà un casino per andare indietro, vabbè. Però c'è da dire che anche quando senti i cantanti lirici italiani che cantano, non si capiscono. Non capisci niente. Cioè, invece è lui così. Si capisce. Lui si capisce perché scandisce le parole, siccome non è la sua lingua, le scandisce meglio, esatto, secondo me, di un italiano, quindi le riesce a sentire meglio. Io quando cantano i cantanti lirici maschi e femmini italiani, no, io capisco due parole su nulla. Invece lui è proprio chiaro. Bellissimo, bellissimo, andiamo avanti, ma noi vogliamo sentire. Sì. Vogliamo l'acuto di Mash. Croce, ecco. E Grizia. Madonna santa. Mamma mia. Bimba. Scomodo. Io c'ho il brivido. Bella che canta. Sì, è troppo bella come voce. Guarda che roba, oh. Mamma mia. Wow. Oddio. No, vabbè. No, 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 aspetta, metti pausa. No, qua c'è da parlare un attimo. Sconvolti. Ha fatto, no, ha cambiato tonalità. Completamente timbro. No, no, questo io me ne vado. Ma troppo, è. No, è veramente visto. Si è girato. Oh, basta Maria, io esco. Cioè, no, è assurdo. No, raga, non sto scherzando. Pazzesco. Non ho mai visto un cambiamento di tonalità così. Questa non l'ho mai vista. È vero, eh? È vero. E comunque, per assurdo, la tipa che ha cantato la pronuncia non c'aveva buona come di Mash. Ah, c'aveva migliore di Mash. È vero. Madonna mia, io mi metto a piangere. Ha mantenuto la nota 20 secondi. Questa è da standing ovation, ragazzi. In questa performance ha avuto un controllo vocale esagerato, che ha dimostrato che lui effettivamente è il cantante migliore che esiste. Esatto. Maschile. Non è possibile, non è possibile. Poi alla fine è andato così giù che dici, ma com'è possibile che un essere umano arrivi di così tanti ottavi? No,
No, poi assurdo. Una cosa difficilissima è proprio il cambio di timbro, perché sì, quando tu canti tanto su un timbro, poi l'altro magari tiene un po' più sforzato, invece lui no, è perfetto in qualsiasi timbro. Che noi di Reaction abbiamo fatto tanti, sentiamo musica da quando siamo piccoli, esatto, sappiamo i cantanti bravi e no, anche se non siamo cantanti. Sì, però l'abbiamo, li sappiamo riconoscere. Ma il fatto che lui ha cambiato così, dall'alto al basso in veramente un millesimo di secondo, è una cosa così difficile che veramente voi non vi accorgete magari quando sentite un cantante, ma se tu lo guardi lo ascolti col criterio di un coach vocale o comunque di qualcuno che di suono, di voce ne capisce, è veramente difficile. È vero, cioè, è veramente difficile. Non avete idea, poi uno può piacere o non piacere il tipo di timbro che ha. Però è comunque un'abilità, a prescindere che sì, piaccia sì, o no, è un'abilità. Magari che non hanno come timbro tutti. Può piacerti un diverso timbro, no? Rispetto al suo, ma come tonalità e come arriva, no, è assurdo, ragazzi, veramente non sto scherzando. Bene, quindi questa era la nostra reaction. E analisi anche. Esatto, analisi. Beh, speriamo vi sia piaciuta. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e seguirci su Instagram. Bene, condividete anche il video e mettete mi piace, mille mi piace per un nuovo video di Dimash, esatto, che voi ci consiglierete. Anche perché noi vogliamo continuare a reagire a Dimash, quindi dovete mettere i mille like. Bene. Bene, quindi, detto questo, ciao! Ciao.